Finalmente riecco il vero Seth Rollins, il ritorno del malvagio, del cattivo, dell'opportunista. Vabbè, basta, sembra la descrizione di un antagonista Disney così. Però nell'ultima puntata di Raw abbiamo avuto la conferma ufficiale. Se il suo promo post Survivor Series ha gettato le basi per il ritorno dello spietato traditore dello Shield, beh, l'alleanza con gli Authors of Pain e la rivalità lanciata con l'attacco ai danni di Kevin Owens con un curb stomp sul cemento hanno consacrato il ritorno dell'ex campione universale tra le fila dei cattivoni. Spesso la WWE viene criticata per non ascoltare l'opinione dei fan per lo sviluppo dei personaggi e di dove o come li vorrebbero vedere nello show. Beh, questa volta direi che siamo stati tutti smentiti alla grande, perché post Hell in a Cell, con quel terribile main event contro The Fiend, Rollins ha iniziato a beccarsi i fischi e l'odio del pubblico, non solo perché fronteggiava il beniamino Bray Wyatt, ma anche per i suoi comportamenti, i suoi promo, i suoi cinguettii su Twitter. Stava diventando veramente arrogante, supponente, ed effettivamente non aveva più un senso mantenerlo tra i face. L'ho sempre considerato per natura un heel nato, perché da campione WWE insieme all'Authority ha dato il meglio di sé in questi anni alla corte di Vince McMahon. E questo cambiamento della personalità mi ha ricordato un po' quello di Bayley recentemente. Cioè, andare davanti al pubblico e chiedergli: cosa volete da me? Batto due volte Brock Lesnar? Faccio dei match incredibili? Non so se ricordate la mia Open Challenge per il titolo intercontinentale che vi ha tenuti incollati al teleschermo settimana dopo settimana e nonostante tutto continuate a fischiarmi? Allora non ho più bisogno di voi. Farò quello che serve per vincere, per spiccare, per salire sul trono e avere tutto il resto del roster ai miei piedi. Tutto il resto del roster, questa è veramente bella. Adesso ci manca solo la sua risata malefica e la sua ciocca bionda, dai. Non so voi, ma io ho veramente tanto hype per la faida tra il paladino del pubblico, la voce del popolo, Kevin Owens, finalmente face, finalmente pronto a far esplodere le arene, ancora più di quanto non facesse da heel, e Seth Rollins, cattivo, coi suoi due scagnozzi, vestiti un po' da mafiosi, ma questa cosa non l'ho capita, più pericolosi che mai. E ricollegandomi al fatto che la WWE abbia ascoltato effettivamente il pubblico, mi viene in mente che in questo periodo ci sono un sacco, ma un sacco di personaggi amati sia da heel che da face, che vengono trasportati da uno schieramento all'altro. Mi basti pensare a Daniel Bryan, che è ancora lo Yes Man, come qualche anno fa, Lacey Evans, che ormai è una leader dello spogliatoio e una babyface coi fiocchi, ed Elias, finalmente il mio Elias, che è sempre stato over da heel, coinvolto però in questi segmenti spuzzosi dove veniva interrotto e menato, ora finalmente può dire la sua da buono, può veramente far esplodere le arene e avere al seguito tutto il WWE Universe. Anche se sta roba di Dana Brooke, Drake Maverick e sua moglie è veramente trash, perché giustamente abbiamo a Raw la cafonata di Lana Lashley Rusev e a SmackDown vuoi farci mancare qualche altro triangolo amoroso inutile? Figuriamoci. Ripercorrendo i passi di Seth Rollins, ci ricordiamo come è diventato il volto della federazione? Dopo la sfortunata leucemia di Roman Reigns, Rollins è stato il suo erede naturale, il pubblico voleva Seth Rollins campione, non voleva vedere un altro regno di Brock Lesnar con la cintura alla vita, anche se adesso sta accadendo di nuovo, ma fa niente. E l'architetto è riuscito a sconfiggerlo per ben due volte in un anno. I problemi sono sorti dopo, perché sembrava tutto scritto per Seth Rollins. Il nuovo volto, amatissimo, tifatissimo, è un fenomeno sul ring, non ha bisogno di molto altro. E invece, sono il campione che combatte. Amo questa compagnia. Questa è la mia vita. Prendiamo questi punti, un po' cliché, li uniamo alla prima rivalità con Baron Corbin e boom, rovinato tutto, appallottolato il foglio di carta, lanciato all'indietro, canestro, degno del miglior Steph Curry. Come rimediamo questa situazione? Ma coinvolgiamo la sua fidanzata Becky Lynch, creando una situazione cringe, ma cringe ai massimi livelli, roba che i peli delle mie braccia si intrecciavano tra di loro facendo le treccine di pipì calze lunghe. Questi due non si trovavano per nulla sul ring, possono amarsi quanto vogliono fuori dal quadrato, ma ci ricordiamo i loro segmenti pat pat sulla testa e ehi, bravo, mamma mia. Le storyline e i casini su ring non erano abbastanza. Il buon Rollins decise quindi di diventare un leone da tastiera, fondamentalmente. Prima la faida con Will Ospreay e Kenny Omega, dove il mondo del wrestling l'ha preso per scemo. Poi i tweet contro CM Punk, dove CM Punk, ovviamente, dall'alto del suo carisma, della sua personalità, della sua grandezza mediatica, gli ha risposto a WWE backstage sotterrandolo. Cioè, ha preso una vanga e ha iniziato a lanciargli chili di letame fino a annegarlo nelle sabbie mobili che neanche Bear Grylls. E quindi con tutto questo hit sulle spalle, portato come lo zainetto di Dora
l'esploratrice, la botta finale gliela data la faida contro The Fiend, il personaggio più hot della più hot della WWE, amatissimo, vende tantissimo, tifatissimo, e quel finale di Hell in a Cell grida ancora vendetta e ha ucciso del tutto il personaggio e l'atleta Seth Rollins. Fortunatamente per questa volta però hanno deciso di mollare il piede dell'acceleratore con le cazzate e di spedircelo tra i cattivoni. Il futuro ora è roseo per l'architetto, però con tutto ciò che ha passato e con quello che ci ha dimostrato da face, spero non diventi l'il codardo, ennesimo cliché, scusate per la ripetizione, made in WWE, perché ci ha dimostrato di poter battere Brock Lesnar da infortunato, quindi se adesso ha bisogno di ogni sotterfugio per vincere un incontro, mi girerebbero veramente le Pokéball, perché dai, cioè, deve essere cazzuto, deve menare, picchiare, senza contenersi un minimo. Così che tutti ne beneficeremo. Grazie per essere passati noi, ci vediamo al prossimo video e come al solito io vi saluto con un caldo e caloroso. Ciao!